Ah, vabbè, la dico. No, non ci credo. No, non ci credo. Quando lo vuoi il regalo della festa del papà? Quale regalo? Il regalo della festa del papà. Perché stai registrando? Quando lo vuoi il regalo? Dimmi solo, adesso o dopo? Adesso o dopo? Voi che dite? Ma il bimbo è sveglio. Ale, adesso o dopo? Tra 5 minuti. Ok. Ci sto mandando giù. La carne. Dopo il pettone. Dai, non devi riprendere me, devo riprendere te. Dai, qual è il regalo? A parte la tua frangetta. Mettiamo qua la telecamera. Qua la telecamera? Yes. Ma la frangia come hai fatto a farla? Te, trucchi. Non sei andata dal parrucchiere? No, siamo in zona rossa. Ah, bene. Sai, i capelletti quelli che mi sono ricresciuti dopo il fatto. Infatti, se vedi, qua è tutto un po' macello, però. Carina, amore. Sembri ringiovanita da meno di 10 anni. Amore. Dai, telecamera. Leggerissima. Leggerissima, leviamo le cose perché se si sporca sono guai. Guarda, eh? Leggerissima proprio, non me lo puoi dire. Tommy, vieni qua. No, no, devi scarti a te che Tommy fa casini. Chiudi gli occhi. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. Posso provare a indovinare? Vai, indovina. È arrivato qua Amazon? No, no. Però sei in zona rossa, non puoi uscire. Inizia a tastare. Questa è una scatola, quindi non posso indovinare niente. Poi arriva da Amazon. Non è detto, anche cioè, tutti gli altri che fanno gli imballaggi così, È arrivata la camera? No. L'ho riconosciuta subito. Perché non mi hai detto niente? Perché ti volevo fare una sorpresa. Ma questa è la sorpresa che mi sono fatto da solo. Vabbè, ti volevo fare una sorpresa. Questa è arrivata prima. Ti dico solo che è arrivato questo pacco oggi. Mentre io aspettavo le capsule per il caffè, perché è l'unica cosa che era in consegna oggi. Vado giù e mi arriva questa scatoletta che insomma era piccolina. Quindi ho detto, era pure leggera. Dico, ma che cacchio c'è qua dentro? Sono salita su, l'ho aperta e ho fatto mi ha preso un colpo. Ma c'è dentro, perché è leggerissimo. Che stress. Caretto. Carica batterie. Attento, cade, la piccoletta. Guarda. È minuscola. Mamma mia, ragazzi. Non sarà mai più così. Bella. Bella, per questa sera basta. Vi rimandiamo al noi del futuro, sì. Che spacchettiamo gli altri pacchi che sono arrivati. Tutte le altre cose che abbiamo ordinato, perché c'è una marea di cose da aprile. Scarta, Alessandra, scarta. Sarei molto felice. Sembrava come la sera prima dell'Epifania, quando poi la mattina ti svegli e sai già, scendi, che è pieno di regali e c'è qualcosa. Cioè, ieri sera sono andata a dormire con quella telecamera, ma senza lente. E io mi sono sognata invece che qualcuno entrava dentro casa. Io dicevo ad Alessandro: amore, vai a prendere la telecamera. Ah, così. Ero eccitata. Va bene, ragazzi. Allora, vi starete chiedendo tutti quanti adesso: ma che hanno comprato? Che hanno comprato? Ma perché una nuova camera? Spiega, Federica. Allora, la piccoletta, la nostra Canon piccola G7X Mark 2, brava, che ci ha tenuto compagnia per 2 anni, ha tenuto anche compagnia a voi, dai. Cioè, nel senso, lo utilizzeremo. È stato un ottimo acquisto quello, ottimo acquisto. L'abbiamo pagata pure poco perché l'abbiamo presa in una mega offerta. Ora sta un po' svalvolando, anche perché Porella si è fatta la tempesta del secolo in Canada, la pesca sul ghiaccio, cioè l'abbiamo portata un po' a Boston. Prese tantissima acqua a Boston, là fu un grosso errore. Abbiamo fatto un tour della camera del motel, però l'audio era distrutto perché tu hai voluto fare per forza la copertina davanti al motel mentre pioveva. Ma poverina, insomma, sta svalvolando, inizia ad avere problemi improvvisamente, dice errore memory card, si spegne e il video non lo registra, e questa è la cosa brutta, cioè il video viene cancellato. Abbiamo perso il video della candelina di Tommy. Meno male che c'erano i cellulari dei nonni, e da lì, perché il primo compleanno di Tommy non si tocca, ci siamo arrabbiati, nervositi. Siamo andati su Amazon e abbiamo detto: compriamo una telecamera nuova. Sì, poi quella sera abbiamo un po' esagerato, perché non si fa shopping, ve lo dico a tutti, di sera tardi. Perché di solito di sera tardi il cervello svalvola, no? Dai, diamo i numeri. Quindi abbiamo iniziato ad aggiungere roba sul carrello che da un po' guardavamo, perché abbiamo dei progettini. Abbiamo detto: vabbè, dai. Quel giorno abbiamo detto: metti tutto sul carrello. Poi lui mi diceva: di solito io sono sempre più restia. Mi diceva: vabbè, ma che ne pensi se prendiamo? Prendilo. Ora però vediamo che cosa abbiamo comprato. Che cosa abbiamo comprato? Giusto. Senti, iniziamo da questo. Inizio da questo e sono emozionatissima io. Dall'altro lato? Sì, cioè questo veramente l'ho aspettato. Non vedevo l'ora che arrivasse. Che cos'è?
È la mia BB cream. No, vabbè, mi serviva la BB cream. Volevo aprire le cose fotografiche. Sì, vabbè, volevo rendervi partecipi. Di qua? Questa facciamo è la vedere. Scatola, che è molto bella, questa secondo è la me. Scatola. Questa è la telecamera con già nel suo cavalletto. E abbiamo preso la Canon M6 Mark II. Abbiamo Mark fatto 2. Una ricerca approfondita, soprattutto a Federica. Ma Mark 1 che fine ha fatto? Se n'è andato? È la prima mirrorless che usiamo. Abbiamo preso questa telecamera, innanzitutto per le dimensioni compatte. Già hai fatto le ditate comunque. Oh. Soprattutto per le dimensioni compatte. Poi ha il carrellino qua sopra per il microfono, perché vogliamo appunto metterci un microfono sopra. Poi mirrorless. Poi lente che possiamo intercambiare, quindi non è fissa come questa qua. Ah, va bene. No, non ci credo. No, non ci credo, Alessandro. Che fatto? No, ah, no, ok. No, non avete capito. Io ho pensato fosse la macchinetta e ho visto i pezzi volare. Era Topolino. Dicevo che questa qui ha una lente fissa interna, perché è una compattina, quindi non si può cambiare. Invece, in questo modo, noi potremmo cambiare le lenti a seconda della situazione. A me basta che mi segua con il focus. Ecco. Ah, ecco, brava. Infatti, questa ha una tecnologia di messa a fuoco che si chiama dual pixel, ovvero ti prende pure l'occhio. Che quindi se tu fai l'occhiolino, quella va all'occhio destro, capito? Non male, va. Andiamo avanti, perché tanto vi sto annoiando. Voglio poi vedere la differenza, proprio anche qua, mentre spacchettiamo, vale. Quando apriamo quello che abbiamo comprato. Brava. Voglio vedere la differenza di come si... Vabbè, spacchettiamo. Io ho già sbirciato semplicemente perché dovevo verificare cosa ci fosse dentro. Allora, ci sono tantissime posso cose. Posso fare io? È Natale. Questa che è la Sigma 16mm fuoco 1.4. Adesso andiamo ad aprire. Che cos'è? Una lente. Madonna quanto è brutta, sembra una scatola delle uova. Non c'è enfasi quando apri tu questa Ah lente. Scusa, che fa questa lente? Che bella. Vedete l'emozione di un ragazzo. Con queste vorrei fare i video a casa e delle belle foto e tante cose belle. Poi passiamo alla prossima. No, che poi abbiamo comprato un sacco di cose per video, vlog, e siamo tutti chiusi dentro casa. Ce la faremo! Non ce l'avevo fatta. Prendiamola sul ridere, dai. Adesso scarterò io l'altra lente. Eh certo, l'altra lente la scarta lui, guarda caso. Hey! Perché noi che cosa facciamo? Ogni anno investiamo su un po' di attrezzatura per cercare di migliorare il canale. Ma è piccola! Questa sarà la lente per i vlog. Perché lente per i vlog, Federica? Spiegaci. Perché 11-22. Beh, perché, cioè, fa, capito, prende bene, grande angolare. Brava! Che cos'ha che l'altra lente non ha? Qual è la cosa più importante per un vlog? La stabilizzazione. Brava. Questa qua stabilizza. Stabilizzerà sia la camera che la lente. Meno male. O almeno così ho capito. Andiamo avanti e dopo le proveremo. Questo l'ha spacchettato Tommaso, perché lui ha fatto un buchino qua, ha infilato la mano e ha preso questo pacchetto. E io l'ho trovato l'altro giorno così, questo pacchetto aperto. Questo qua invece è per il microfono. Vedi, questo già lo so, perché abbiamo fatto vedere che sulla Canon nuova ci sta il carrellino qua sopra per mettere il microfono. Tuttavia, poiché lo schermetto va all'insù, se noi mettessimo il microfono qua non vedremmo niente. Sarebbe un problema, non potremmo utilizzare lo schermetto, che per chi fa i vlog è molto importante. Quindi mio marito, che è molto 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 intelligente, ha acquistato, cioè abbiamo noi a mezzanotte, questo che è un supporto che va montato, fai vedere Alessandro tutorial, che va montato sotto la telecamera e ti permette di montare, e io lo trovo molto più comodo, il microfonino lateralmente. Vedi quanto abbiamo pagato a sto coso? 25€. Ah, ce può fa. Ah, comunque tutte le cose che stiamo scartando le trovate qua sotto, se siete interessati a spulciare anche voi cose di fotografia, o se volete far felici i vostri fidanzati, mariti, o le vostre mogli, le vostre fidanzate, amanti della fotografia. Insomma, sapete cosa regalargli, perché veramente questa secondo noi è buona. Ma andiamo ad aprire adesso questo. Perché? Perché segue tutto il discorso. Esatto. Quindi abbiamo detto, c'è un supporto laterale per il microfono. Tuttavia noi come microfono abbiamo, mettiamo una foto di repertorio, un bananone. Ma ci la chiedi da sto video? Perché tu mettiamo, facciamo, poi devo fare io. Un bel bananone. E invece? Della Rode. E quindi abbiamo deciso di investire anche su un nuovo microfonino piccolino. Questo è il microfono Rode Video Micro, che è più compatto. Piccolo piccolo. Piccolo piccolo, e quindi va bene per una camera piccola piccola. Ah,
Ah, c'è pure il topo. Madonna, il topo quanto è grosso. Oh, ah, quanto è morbido. Guarda come è piccolo. Vabbè, dai. Ci sta. Amore, ma non ti vedo ordinato in questo spacchettamento. Perché voglio aprire l'ultimo. Cioè, sei un po' agitato, eh. E adesso arriviamo al pezzo. Ancora. Questo l'ho voluto tanto forte, io però, eh. Che spoilererà. Anticiperà. Un nostro progetto. Ragazzi, è da tanto che sto facendo una capoccia così a mio marito. È da tanto che insisto. Perché secondo me dobbiamo fare una cosa che potrebbe essere molto divertente. Apriamo e poi loro dovranno indovinare. Provate a indovinare cosa vogliamo fare. Mi sembra abbastanza ovvio. E vorremmo per l'appunto la vostra opinione, eh. Vuol dire, ma che è sta roba? Ma che allora, ce devi fa? Io sono parecchio emozionata. Che cazzo fa con i droni? Amo! Ah, tuo padre. È un microfono, ma è un microfono da tavolo, da chiacchiera, da dirette su magari un canale Viola. Voi che ne dite? Noi siamo un po' indecisi perché con Tommy è un po' difficile fare dei progetti a lungo termine. Non abbiamo tanto orari, capito, con lui. Essere molto precisi con Tommy è impossibile. Ci piacerebbe tanto magari fare qualche diretta ogni tanto per chiacchierare con voi. Scegliamo magari un tema, vi possiamo anche far partecipare. Avevamo delle idee, voi scrivete qua sotto che ne pensate. Perché intanto noi ci siamo presi, madonna quanto è bello, noi ci siamo presi questo microfonone. Ah, è bellissimo. Abbiamo preso questo microfonone che probabilmente utilizzeremo anche nei video, questi che registriamo qua a casa, perché è ottimo. Ha un piccolo cavalletto. Guarda, c'è pure la costata. Yeah. E poi soprattutto con questo microfono posso finalmente registrare delle canzoni. Io che sono una nota cantante, Federica Singer. Io sono molto molto gasata per questo, perché mi auguro di convincere mio marito veramente a fare queste dirette di cui vi parlavo. Sì, perché il più restio sono io. Perché sì, dico vabbè, ma chi ci guarda? Ma a che ora lo facciamo? Più che altro sì, a che ora che problema facciamo con Tommy? Però se a voi interessa, sapete, noi siamo sempre positivi per le nuove avventure. Tu parli così e lui vi prende un audio migliore. Vabbè, vi faremo sapere su questo progetto. Voi comunque scrivete qua sotto se siete interessati a questo nuovo progetto che vorremmo iniziare. Ora voglio andare a montare la lente. Guarda, guarda i dettagli. Adesso voi ci vedete là. Cambiamo subito, sei pronto? Sì. 3, 2, 1. Ma guarda quanto è grandangolare, Fe. Pazzesco. Vedi che ha preso la mia faccia, guarda. E adesso cambieremo l'audio da quello laggiù a questo qua. Ma è già acceso questo? Micro? Sì, questo si accende da solo. È cambiato tanto l'audio? Questa è una svolta. È cambiato o non è cambiato? E che cacchio ne so io, dobbiamo risentirlo. Adesso proviamo l'altra. No, no, non forza. La piccola Hulk. Vi facciamo vedere la nostra tecnica per cambiare gli obiettivi, perché siamo un po' fissati. 3, 2, 1, via. Sempre così facciamo. Siete pronti? 3, 2, 1. Eccoci qua. Guarda come siamo già più luminosi. Non vedo differenza. Non vedi differenza? Eh no, perché è in automatico. Mi sembra identica a prima, no? Per me l'importante è che funzioni, che mi metta a fuoco e che mi salvi i video quando li registro. Cioè queste poche cose mi bastano. Io direi che abbiamo spacchettato tutto. Chiudiamo qua. Grazie per averci seguito. Fateci sapere che ne pensate di questi acquisti. Soprattutto se siete contenti che andiamo a migliorare il parco macchine, perché ci sono le macchine quelle brum brum e ci sta anche il parco macchine fotografico. Io sono molto contenta. Miglioreranno i video e ne faremo anche molti di più. Eh sì, dobbiamo essere un pochino più bravi nella pubblicazione, ma mi prendo la colpa di questo perché sono un po' lenta a editare. Noi vi salutiamo, mi raccomando, che devi fare? Voglio sapere che ne pensate del progetto dirette. Mi raccomando, scriveteci qua sotto dirette sul coso Viola, capito? Viola, tanto canale Viola. Conoscete. E noi ci rivediamo sicuramente in un prossimo video che sarà fantastico, bellissimo, pazzesco. E sarà fatto con la nuova telecamera. Ciao! Ciao! Ah, è direttamente per la memoria piccola! No, 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 che mica è così piccola. No. Non so neanche un cavo. Ah. Non ci capisce niente. Stavo per dire che l'idea è geniale. Io perché faccio i video con te?